settimo tramonto serio. L'autrice si presenta. Gentilissimi, l'autrice di cui vi parlo oggi è Reatina. Laureata in scienze religiose e docente in una scuola primaria. Ha scritto diverse commedie in vernacolo, poesie, racconti, inoltre disegna bozzetti e fumetti. Salutiamo Lucia Valentini. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Lucia, autrice e artista eclettica. Lucia, oggi ci parli di un romanzo pubblicato con la casa editrice Gambini Editore, che salutiamo. Hai il libro lì con te? Sì, eccolo, Confini. Perfetto. Facci attraversare i confini del tuo romanzo. I confini del mio romanzo? Sono uscita dal mio confine proprio perché ho scritto gran parte di questi racconti molto tempo fa. Due sono storie vissute di cui ho sentito raccontare, ma non ho mai avuto il coraggio di fare questa esperienza del libro, no? Di pubblicare un romanzo. E come nasce Confini? Perché poi questo titolo, molti me l'hanno chiesto, il confine è qualcosa che è sempre delimitato, ma contemporaneamente io lo vedo come qualcosa che è aperto all'oltre. Nella vita reale spesso noi ci poniamo, no, dei confini, ma cerchiamo anche di superarli. Ci sono confini interiori che noi vogliamo superare e altri che sappiamo che non possiamo oltrepassare. Ecco, nel mio romanzo parlo proprio di questo. Il personaggio cardine è un uomo, Saturnino, che molti mi hanno detto: ma perché Saturnino? Perché questo nome? Il nome è venuto a caso. Dirò che Saturnino è quell'uomo con le paturnie in testa. Nasce da una ragazza che poi lo abbandona, un personaggio molto molto difficile, che tornerà poi nella seconda parte, perché ho un secondo romanzo proprio su di lei. E lo abbandona, lui vive insieme al prete che gli darà tutto, gli lascerà un'eredità enorme di libri, di filosofia, di studi e una casa. Ed è il personaggio che io ho totalmente inventato, e mi serviva un eroe senza tempo, ma anche un antieroe, perché è un uomo particolarissimo in cui il bene si costruisce proprio come bene con la B maiuscola. E sarà colui che collegherà i racconti delle donne di cui vi voglio raccontare, ecco, parlare. C'è la sua amata Claretta, che vive nell'odio perché ha conosciuto, e qui riesco a raccontare un pezzettino così incuriosisco, no, i miei lettori o chi vorrà comprare il libro. Claretta vive in un paese, conosce benissimo i volti di alcune donne che si sono sporcate nell'andare a letto, veramente, con dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. E trova queste fotografie oscene, dice lei, e le attacca sulla porta della chiesa, portando quindi uno scompiglio in un paese così piccolo. E da lì ne nascerà però la sua vendetta. Ecco, lei vuole superare i limiti, vendicandosi di queste donne che poi invece sono diventate ricche, la sua famiglia invece è rimasta povera, e lei e la mamma sono costrette a fare un po' da sguattere a queste donne. L'altra donna è Anna, che incontrerà poi Claretta. Anna è una sorella mai conosciuta, la sorella di Saturnino, la prima figlia di Luna, di cui nessuno sa, la figlia di uno stupro. L'altra donna ancora che si collegherà è Lisetta, vittima di uno stupro in montagna. Parlo di qualcosa che è avvenuto con molta facilità nella nostra provincia. E so di racconti, insomma, di donne che andavano a pascolare il loro gregge in montagna e purtroppo
hanno vissuto questa tragedia intima incredibile. Un altro personaggio particolarissimo sarà Miriana, invece, che sfrutterà i suoi sentimenti, la sua bellezza per incastrare gli uomini. Sono tante donne con un'interiorità incredibilmente forte e vissuta, alcune che si fanno bloccare dai propri confini interiori, altre che ne escono, altre che riescono attraverso delle esperienze molto particolari ad uscirne e a superarli. Il discorso sul limite in Saturnino giunge a un livello dei singoli individui, ci sono anche dei personaggi minori che fanno da contorno e che riescono veramente a intenerire il lettore. Lo dico non parlando del mio romanzo così, lo dico perché in alcune recensioni mi hanno detto: sei riuscita ad intenerire tutti noi anche attraverso questi personaggi minori che si appoggiano, e sono donne in particolare, come la donna che era considerata strega, che era vissuta al margine del paese e quindi al margine della comunità, non accettata perché strana, perché diversa. Ecco, anche questo attraversamento di un confine verso l'alterità mi interessava raccontare. Non credo sia facile il mio racconto, perché facile non sono io. Non sono una donna che vive molto di relazioni, sono una donna molto solitaria. Mi sono richiusa qui nel mio studio, ed è qui che studio, ho ripreso l'università per laurearmi in lettere dopo tanto tempo. Dopo aver dato spazio ai figli, adesso riesco un pochino a studiare un po' di più quello che mi piace, che è la letteratura. E in questo romanzo ho voluto però dare spazio a un uomo che racconta e aiuta alcune donne. E nella presentazione che ho fatta in un paese, mi stanno invitando adesso a presentare il mio libro nei paesi limitrofi, ho voluto scrivere una poesia pensando alle donne della guerra in Ucraina, perché ci sono dei parallelismi incredibili tra le storie di quelle donne, che a volte noi possiamo leggere sui giornali, sui quotidiani, e i sentimenti che io ho inserito nel cuore di queste donne. E se mi consenti, vorrei leggere la poesia che ho scritto per loro. Prego. Alle donne dell'Ucraina, ecco, questa è una che mi è venuta di getto il 13 marzo 2022. Oltrepassa quel grumo di polvere dove tacciono le bombe. Guarda avanti. L'orizzonte all'alba è così trasparente. Miraggio del cuore, quei confini che credevi fossero solo terra e sassi. Ora sono speranza e libertà. Sul crinale del vento dell'est, il coraggio viaggia sulle ciglia umide delle donne. L'ego del potere tuona e traccia i limiti delle frontiere armate, ma tu oltrepassa, attraversa, delinea un nuovo spazio intorno a te, che sia accanto all'altro. Solo tu puoi disegnare quei confini che possono regalare un contorno al noi. Questa la dedico veramente con tutto il cuore a tutte quelle donne che ancora devono soffrire di stupri, di bambini che vengono loro tolti dalle braccia, e qui parlo anche di una donna c'era un vetrofio dove la gente dell'uomo, insomma dei dintorni, portava i bambini. Alcune donne erano stati tolti perché si erano macchiate della vergogna. Aspetta, Lucia, scusami, Lucia. Sì. Lucia, non si è capito bene. Allora, io lo interrompo appena finisci di leggere la poesia. Ricomincia con quello che stavi dicendo, così poi lo leggo il video. Vai. Va bene. Allora, è molto attuale quello che ho voluto raccontarvi, dirvi anche attraverso la poesia. Nella nostra provincia, nel dopoguerra, ma anche durante la guerra, a causa di stupri, ma anche di amori controversi, no? La ragazza di paese che si innamorava del signorotto o della persona che proveniva dalla città, ecco, dovevano abbandonare i figli nati dal peccato, dicevano loro. E questa è un'altra cosa molto interessante. Fino a che punto la donna può delimitare, no? La sua maternità
perché l'uomo gliel'ha detta. E questo brefotrofio che c'era qua vicino ne è il racconto vivente, e ne sto studiando i racconti, rispettando la privacy di tutti, ma ci sono veramente tanti esempi che mi hanno fatto tornare in mente l'attualità. Quindi non a caso, e purtroppo, dico io, il mio romanzo racconta qualcosa che è accaduto in una provincia poco conosciuta come quella di Rieti, soprattutto la Sabina, poi dove vivo io, Casperia, Montasola, Roccantica, sono piccoli borghi medievali di 300, massimo 600 persone, dove tutto sapevano di tutti e dove i racconti si sono tramandati. E questo confine, no, tra l'amore e il peccato dovuto all'essere rimasta incinta magari da un amore, oppure il peccato perché tu ti sei fatta stuprare, sono fatti che agghiaccianti, ma che hanno segnato la vita delle donne e che voglio raccontare ancora di più anche attraverso altri brevi racconti o un altro romanzo. Vediamo che cosa ne uscirà, perché credo che tutto ciò che ha toccato il cuore delle donne debba essere raccontato. Ecco. Benissimo, allora Confini di Lucia Valentini, un libro che si presenta di un interesse enorme, quindi credo che sono assolutamente convinto che è un libro che ti sta dando molta, molta soddisfazione e molti riscontri. Sì, sì, certamente. C'è stato un po' il blocco sempre a causa di questa pandemia, non abbiamo potuto fare tante presentazioni, ma anche per una mia scelta, perché sono insegnante, fare le presentazioni per me significa lavorarci molto, preparare anche i disegni, perché io ogni volta estrapolo dal testo bozzetti già pronti o ne faccio altri. Adesso per esempio sto preparando dei parallelismi con i fiori, quindi alla prossima presentazione ogni donna sarà rappresentata anche metaforicamente attraverso un fiore, no? Che la contraddistingue, quindi c'è un lavoro enorme. Per questo ho rallentato, perché durante l'estate mi potrò dedicare un po' di più. Nel periodo invernale io sono convinta che il mio compito è quello di essere una buona insegnante, quindi non tolgo il tempo ai miei alunni, ecco. Lo sei, lo sei. Allora, ripetiamo, Confini di romanzo di Lucia Valentini, presso il portale di Gambini Editore, quindi presso l'editore, e in tutti gli store online, immagino, e non vi resta che acquistarlo. Grazie, sì, sì. Ho anche un canale Instagram, sono su Facebook come Maestra Lucia, Lucia Valentini, mi trovano tutti, Lucia Valentini 31 per Instagram, se qualcuno vuole, perché lì escono settimanalmente delle novità, dei piccoli reel, dei caroselli di notizie, no? E delle curiosità, perché magari attraverso una piccola curiosità, una frase, no? O una mia foto, perché oggi l'immagine vale molto più dello scritto, magari li incuriosisce e vogliono comprare e leggere il mio libro. Io vi ringrazio in anticipo per questo. Io ringrazio te. Allora, Confini di Lucia Valentini, Gambini Editore. Ciao Lucia. Grazie, grazie Claudio. Arrivederci.